Stiamo preparando una richiesta immediata accesso ai documenti ai sensi della legge numero 2411990 contro la Meta, nel caso del profilo Instagram bloccato dell'11enne che ha criticato Chiara Ferragni per la sua foto mezzo nuda. In ordine a accertare quale e quanti controlli sono stati effettuati in generale dalla società all'era dei minori sulla piattaforma prima chiudere solo quello della giovane donna. Questo è stato annunciato ad ADN Cronos dal presidente Codacons Carlo Rienzi. Alla luce di ciò che altrimenti potrebbe essere interpretato come censura, è necessario valutare se questo caso è stato usato come l'unico esempio relativo ai controlli sulla correttezza dei dati relativi all'era dei membri del noto social network, spiega Rienzi. Il riferimento è alla storia della giovane Giulietta, la campionessa equestre di 11 anni che sabato si è trovata coinvolta in una tempesta mediatica per aver commentato una delle ultime foto pubblicate da Chiara Ferragni in quasi totale disabile. Secondo quanto riportato dalla madre della bambina, Instagram avrebbe bloccato la sua pagina del profilo e al momento non ci sarebbe modo di riattivarlo. Ha fatto cosa giusta per la sua età, mostrando vera sincerità a qualcuno che, quell'età, dice bugie. Non si lascia trasportare via dalla paura essere franco o dalla paura del potere di influencer. Presidente Codacons. Che annuncia anche ad ADN Cronos un'altra iniziativa che sarà presa dall'Associazione dei Consumatori essendo stato un brillante esempio intelligenza adolescenziale. Daremo il premio Amico Consumatori alla ragazza 11 anni che ha avuto coraggio e lo spontaneo sincerità a rispondere Chiara Ferragni sui social media, afferma Rienzi.